Uomini e donne chiude in anticipo su Canale 5, De Filippi si ferma già il 12 maggio. Uomini e donne chiude in anticipo su Canale 5, cambio programmazione per la storica trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi che quest'anno saluterà il suo affezionatissimo pubblico con 2 settimane di anticipo rispetto al normale. Una variazione di programmazione dettata dall'esigenza di iniziare le riprese della nuova edizione di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni curato sempre dalla squadra di Maria De Filippi che quest'anno tornerà in onda in prime time dopo una stagione di pausa. Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e Donne chiuderà i battenti con 2 settimane di anticipo rispetto a quella che doveva essere la programmazione della trasmissione Mediaset. Il talk show che tutti i giorni appassiona una media di quasi 3 milioni di fedelissimi. Avrebbe dovuto salutare il pubblico con l'ultima settimana di maggio, ma così non sarà. Come svelato sulle pagine di TV Blog, quest'anno l'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi chiuderà nel corso della settimana che va dall'8 al 12 maggio. Di conseguenza, quelle che andranno in onda la prossima settimana in TV, saranno le puntate conclusive di questa fortunata stagione. Si chiude così la stagione che vede protagonista Maria De Filippi in prima persona sulla rete Ammiraglia del Biscione, il 12 maggio terminerà l'appuntamento con Uomini e Donne e poi a seguire, domenica 14 maggio ci sarà spazio anche per la messa in onda della puntata finale di Amici 22, dove si assisterà alla proclamazione del vincitore assoluto, scelto dal pubblico. Terminata la messa in onda di queste 2 importantissime trasmissioni, ecco che Maria De Filippi e il suo team di lavoro potranno dedicarsi alla preparazione di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni, condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia, sarà in onda da giugno in poi in prime time. Di conseguenza, nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e Donne di questa stagione, ci sarà spazio per le scelte finali dei 2 tronisti in carica. Nicola e Luca saranno chiamati a svelare il nome della persona con la quale intendono costruire un rapporto sentimentale fuori dallo studio della popolarissima trasmissione di Maria De Filippi. Resta da capire anche quali saranno le evoluzioni di alcuni rapporti sentimentali che vedono protagonisti dei volti del trono over. Armando, ad esempio, nel corso delle ultime riprese si è lasciato andare con una nuova dama e non si esclude che possa portare avanti la frequentazione anche lontano dai riflettori televisivi del talk show.